Eccoci qua, Valalba, Monte Vualt, e questa è la parte del rifugio che andremo a valutare, che mi piace di più. Acqua corrente, sempre fresca, sempre pura, potersi lavare e bere è una cosa importantissima. Siamo appunto sul rifugio Vualt e adesso faremo un salto all'interno per dare un'occhiata ai nostri soliti criteri. Beh, l'acqua è già a posto, abbiamo visto, no? Qui l'interno è estremamente accogliente, panche, tavoli, c'è veramente di tutto. Il camino, diamo subito un'occhiata a questo, perché purtroppo è l'unico problema di questo rifugio. Una volta non era fatto male, adesso purtroppo a causa di poca manutenzione o utilizzo erroneo, se si fa un fuoco troppo grande comincia ad affumicare l'intero ambiente. Quindi il mio consiglio è: venite qua e dovete fare il fuoco, la legna non manca, gestitevela bene, fate i fuochi piccoli, scaldano abbastanza ed è tutto quello che vi serve per cucinare, illuminare, scaldare l'ambiente. Come fare il fuoco? Legna. Oltre a questa cassapanca che abbiamo provveduto a riempire con legni piccoli come questi, che sono perfetti per fare il fuoco che serve, sui quattro lati del rifugio è strapieno di legna, fatta dagli operatori forestali, che andiamo a ringraziare, una piccola menzione per Francesco e Walter, d'accordo? Ciao ragazzi. E sopra la cassapanca cosa abbiamo? Tutto quello che serve per il ristoro: caffè, un po' anche di vino, del riso, sale, pentole, c'è di tutto, detersivo, quindi dall'igiene al ristoro siamo messi veramente benissimo. Anche per cucinare le pentole ci sono, e fuori ci sono addirittura pale, cose per poter scavare un piccolo campo, toilette, cose simili. Andiamo a dare un'occhiata allora al pernottamento. La stanza per poter dormire, la migliore ovviamente, è al piano di sopra. Perché? Per l'isolamento termico, ovviamente. Questa stanza da letto è perfettamente isolata da questo cappotto di legno, un pavimento appunto sempre in legno, fornita con quattro reti, purtroppo senza materassi. Per fortuna c'è un piccolo materassino in gomma, d'accordo? Da poter mettere appunto sulle reti nude, poi con due coperte sopra si riesce a stare tranquillamente, insomma, con i sacchi a pelo. Per quanto mi riguarda potete anche togliere le reti e dormire per terra, si riesce a dormire bene. L'importante è che non abbiate fatto un fuoco troppo grande, altrimenti qua sopra non potete dormire. Si affumica in un secondo, voi sapete che l'aria calda e il fumo vanno verso l'alto, si riempie un attimo di fumo e non riuscite a respirare. Quindi fuoco sempre piccolo. Andiamo a dare un'occhiata all'esterno, giusto così per farci un'idea di com'è. Ah, piccola menzione, vi sarete chiesti che cos'è questa porta qui, d'accordo? Questa era una parte aperta del rifugio una volta. Dentro ci sono letti a castello, c'è il bagno, un cucinino, parecchie cose, insomma, molto più fornito, molto più accessoriato, per così dire, di questo. È stato chiuso dagli operatori forestali perché, solita storia, atti di vandalismo, furti e quant'altro. Quindi, come al solito, perdiamo 10 secondi a ringraziare gli incivili che vengono in montagna pensando di stare al mare, di fare quello che vogliono. Andiamo a dare un'occhiata veloce fuori. Se abbiamo ancora tempo facciamo un giretto veloce proprio. Questo è uno dei rifugi migliori proprio perché è estremamente accogliente. Tavoli sotto quel bellissimo albero e legna, legna dappertutto. Qui veramente non avete assolutamente alcun tipo di problema. Oh, ecco, dai un'inquadrata velocissima. Qua dietro avete la legna per due inverni tranquillamente. D'accordo? Quindi, morale della favola. Ristoro, pernottamento e acqua sono al massimo. D'accordo? Il fuoco lascia un po' a desiderare, però basta saperlo un minimo fare, non ci saranno problemi. E l'ultimo criterio aggiunto, d'accordo, l'accessibilità, che rende questo posto veramente ottimo come campo base. Campo base significa starci anche 5, 6, 7 giorni, d'accordo? L'accessibilità è totale. Dal parcheggio, che ci si può arrivare in macchina, sono forse 30 minuti di camminata, anche con uno zaino pesantissimo, ok? Quindi, anche a fronte di questo nuovo criterio, il rifugio Vualt non può che prendersi un voto inferiore al A+, d'accordo? Veramente consigliato. E questo è quanto.